soffia il vento del cambiamento sulla città metropolitana di Firenze. Annunciata infatti la firma del nuovo contratto decentrato per i dipendenti dopo circa un decennio di immobilismo. L'importante novità è stata presentata dal sindaco metropolitano Dario Nardella, dalla vice sindaca con delega al personale e al bilancio Brenda Barnini, dal direttore generale Vincenzo Del Regno e dai membri delle rappresentanze sindacali unitarie dell'ente. A permettere questo importante passo avanti è stato il virtuosismo della città metropolitana di Firenze, riconosciuta dal governo come ente sperimentatore che può incrementare le risorse assegnate al proprio personale. Firenze è, insieme a Bologna e Milano, una delle tre metro città italiane ad aver rispettato i quattro parametri fissati dal decreto ministeriale del 2017. È un momento storico perché dopo 10 anni firmiamo il nuovo contratto decentrato della città metropolitana, al quale siamo arrivati con grande sacrificio, sforzo, grazie al fatto che la città metropolitana di Firenze è tra le prime città italiane per le sue performance sul bilancio e sull'occupazione. Abbiamo avuto delle risorse aggiuntive dallo Stato e queste le abbiamo utilizzate per i nostri dipendenti e i nostri lavoratori. Grazie a ciò abbiamo potuto chiudere questo accordo decentrato che prevede nuove assunzioni e anche un miglioramento del trattamento salariale di tutti i nostri dipendenti. Direi nulla di meglio avremmo potuto immaginare proprio per questo Natale. Il percorso, iniziato a luglio, è stato portato avanti con determinazione da tutte le parti in causa ed il traguardo raggiunto è stato accolto con grande soddisfazione dai rappresentanti di CGIL e UIL, che hanno evidenziato come la città metropolitana sia profondamente cambiata negli ultimi 4 anni, passando da una fase di difficoltà ad una di rilancio anche in chiave assunzionale. Ed in questo ambito sono stati anche presentati i nuovi dipendenti dell'ente, sia quelli regolarizzati che quelli neoassunti, accolti da un lungo applauso e da un coloroso in bocca al lupo da parte di sindaco e vice sindaca per il nuovo percorso lavorativo.